Di questo hackathon è stato veramente molto, molto interessante. È, diciamo, è un valore aggiunto per i ragazzi proprio confrontarsi quindi nell'utilizzo di queste nuove tecnologie, le nuove strumentazioni digitali, anche perché poi questa è una sfida che nel mondo del lavoro sarà sempre, diciamo, così. E quindi io poi, diciamo, tra l'altro sono un insegnante che vengo dal mondo del lavoro, quindi apprezzo molto queste metodologie innovative, no? Dove, diciamo, si creano dei prodotti, diciamo, ci sono delle sfide e si mette proprio alla prova, quindi si parte dal fare, ecco. Quindi questo verbo fare che secondo me, diciamo, è la svolta, quindi non più quella lezione tradizionale, la lezione, diciamo, noiosa che adesso. Poi diciamo, adesso le nuove generazioni sono ormai nativi digitali. Io la cosa che ho notato, questi ragazzi diciamo, che abbiamo portato oggi all'Hackathon, io li ho avuti in primo e secondo, quindi loro sono in terzo, però ho notato, e quindi conosco un po' le loro storie anche dal punto di vista informatico, anche delle strumentazioni digitali, però ho notato che tutti quanti adesso in questa sfida hanno dato il loro contributo e quindi ognuno ha partecipato nella fase di progettazione e anche nella fase di realizzazione per dare forma poi a questo prodotto finale. E devo dire che io diciamo, spesso anche uso molto il laboratorio. I ragazzi diciamo, sono molto bravi diciamo, in queste tecnologie digitali, cioè loro sono molto creativi e io ho molta fiducia in questa nuova generazione e hanno un nuovo modo di apprendere, cioè che parte dal fare. Cioè, quindi questo oggi l'ho visto in questa diciamo, splendida manifestazione, in questo splendido evento, che dove ho visto, provo a mettere in pratica quello che io anche predico da tempo come insegnante che sono entrato da poco nel mondo della scuola. Quindi vengo dal privato, però diciamo, diciamo, sono più per partire dall'esperienza. Per mettere in pratica queste diciamo, tecnologie. Poi diciamo, sono le sfide del futuro, cioè, ormai si lavorerà sempre in team, ci si confronterà con altre realtà. Il mondo del lavoro richiede queste diciamo, nuove competenze digitali, no? Competenze che sono secondo me come anche il pensiero computazionale, il coding, no? E oggi è stata proprio una palestra di allenamento per questa nuova sfida del futuro. E quindi ho fiducia e chiudo con un augurio insomma, che questi ragazzi possano davvero raggiungere il successo e fare delle bellissime esperienze future anche nel mondo del lavoro al di fuori della scuola. Grazie.